figura della ragazza ha quasi un che di santo, nel senso che la sua presenza silenziosa al fianco di Mattia è una in realtà delle piccole tragedie che costella questo romanzo, dove al centro c'è la malattia di questa madre. E se il figlio, per rimanere figlio, quasi nega il rapporto con la sua fidanzata, perché cambierebbe di stato, perché non sarebbe più soltanto figlio, se il rapporto crescesse, diventasse qualcosa di più di un rapporto post-adolescenziale. E se il figlio appunto è completamente devoto a questa madre e cerca in tutti i modi di starle accanto, una delle cose che accade nel romanzo è che il rapporto con la fidanzata si incrina sottilmente, incomincia a mostrare delle piccole crepe, perché lei è una persona che lo ama, che gli sta accanto, ma che poi nel corso della narrazione, un po' alla volta questa cosa si capisce, vuole crescere, vuole diventare altro, va avanti nello studio, va avanti nel suo percorso di vita, e si aspetta che la persona con cui ha iniziato il rapporto voglia crescere con lei. Invece Mattia cocciutamente si ostina nel rimanere piantato nel suo presente, nella sua condizione di figlio devoto. Ed è un po' in qualche modo la metafora anche di quello che accade quando una persona vicino a noi si ammala, che le energie che mettiamo a disposizione, le nostre energie che mettiamo a disposizione per salvare le persone, anche quando è impossibile salvarle, corrompono gli altri rapporti intorno senza che noi ce ne rendiamo conto davvero. Marco Peano, c'è in questo romanzo uno dei tanti momenti su cui non possiamo non chiudere il libro e soffermarci proprio a chiederci: e io che cosa farei al posto di Mattia, o io in questa situazione? Lo so che è molto poco radiofonico parlare della morte, ma siamo ostinati nel parlarne diverse volte. Lei scrive: tacere al morente che sta morendo, negargli la possibilità di sapere, morire non è mai stato così difficile. Ecco, questa frase, estraiamola dalla storia del romanzo e riportiamola nella vita di tutti noi, ma quanto è vera questa cosa? E poi ti chiedi se è necessario, se è possibile, e c'è un mare di sé e di forse, e tutto questo si rivela e si inventa nella realtà solamente quando il dolore ce l'hai davanti. Ma sì, nel senso che la difficoltà nel maneggiare, prima parlavamo della difficoltà nel maneggiare la parola cancro, comunque nel chiamare per nome le malattie, e poi anche quella di capire qual è il grado di menzogna da affrontare nel momento in cui ci troviamo di fronte a una persona malata, che anche se le si tace lo stato della sua malattia, in realtà lo sa ed è quasi a sua volta preoccupata che questa cosa si sappia, perché metterebbe lei in una condizione eccessivamente fragile e debole, e dall'altra parte chi sta vicino a una persona malata non sa mai quanto debba rivelare. Ma non sto parlando solo di ipocrisia o di difficoltà nell'affrontare situazioni difficili, ma parlo di paura, perché è poi quella che domina spesso le giornate di chi passa molto tempo, suo malgrado, negli ospedali, la paura. E la paura principale è quella di non sapere, e poi chiedersi anche, come diceva lei giustamente, non soltanto io cosa farei al posto suo,
qual è la scelta che compirei, in che modo affronterei la cosa, ma quando ci si ammala la prima domanda che uno si fa è perché? Perché a me? Perché è successo o perché succede a una persona vicina? E il chiedersi perché è il primo stadio di un percorso che potrebbe portare anche al dirsi va bene, accetto questa cosa perché non posso farne, non posso fare niente per cambiare lo stato, ma provo a parlarne, a ragionarci su nel momento in cui chiamo per nome la malattia, la sto, non dico debellando, ma la sto addomesticando, la vedo oggettivata e posso affrontarlo. E posso accoglierla con tutte le paure, tutti i dubbi del caso. Mentre raccontava questo, Marco Peano, mi è venuta in mente una cosa che ho sentito che mi ha lasciato molto impresso e che nel corso di questo romanzo sicuramente mi è ritornata in mente. Quando a un malato di cancro viene diagnosticata questa malattia in ospedale, una delle cose che fa questa persona, ed è terribile questa cosa, e io me la immagino questa persona a cui viene diagnosticata questa malattia, ebbene questa persona quando esce dallo studio medico non sa trovare la porta di uscita. Ecco, questa immagine di persona che si sente persa, l'ho trovata quando Mattia, a proposito del suo incespicare, ecco, l'incespicare di Mattia è l'incespicare di quella persona, non solamente del malato, ma anche dei familiari del malato, a proposito della notizia di questa terribile malattia. Io questa cosa non avevo pensato così, ma in realtà mi piace molto, è una chiave di lettura interessante, e che davvero poi lo spazio cambia, perché quando ci si ammala, ci si ammala gravemente e poi si è infermi, in qualche modo si riduce il movimento, in cerchi concentrici sempre più stretti, ci si muove in una stanza e poi dal letto al bagno, e poi quando non si può più andare in bagno si rimane fermi nel letto, e poi il letto lo puoi ancora alzare, puoi alzare la parte inferiore o quella superiore, e poi alla fine si rimane fermi e nella stasi in qualche modo c'è la scomparsa della vita. Però penso a qualcuno a cui viene diagnosticata una malattia che non riesce più a trovare la porta di uscita perché non il cortocircuito è talmente forte ed è talmente tanto la letteratura o la cattiva letteratura che è stata fatta intorno alla malattia che ci si sente perduti, perché quando una persona si ammala, quando qualcuno ci dice che siamo malati, ci sentiamo perduti. Marco Peano, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In realtà io faccio un lavoro per cui... Di libri ne ha parecchi sotto mano? Sì, ne ho parecchi sotto mano. Sto leggendo un romanzo molto bello pubblicato da Feltrinelli che si chiama Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli. E mi fa compagnia questo personaggio libero che Missiroli racconta e che a sua volta si nutre di molte letture. A proposito di libro, visto che l'abbiamo raccontato proprio la settimana scorsa, un libro su cui si sta veramente facendo un grande dibattito, lei ha detto poco fa libero, e io ho subito pensato a Mattia, c'è qualcosa che li unisce queste due persone? Pronto, Marco Peano? Pronto, sì, ecco, no, stavo riflettendo. Prego. Sì, in realtà c'è un rapporto con la madre, c'è un rapporto molto forte con la madre, e poi c'è anche poi, senza svelare troppo del romanzo di Missiroli, l'affrontare un dolore. Però in qualche modo libero si nutre di molte letture e di molte storie fatte scritte da altri, così come Mattia con i film. Come? Con i film, Mattia. Esatto, Mattia sta chiuso, il suo lavoro è quello di stare in una videoteca, sta chiuso in un posto dove è circondato da altre storie che sono quelle della storia del cinema,
in qualche modo è riflettere sulle narrazioni che fa di entrambi i personaggi, dei personaggi che si nutrono di storie altrui e che confrontano quello che l'umanità ha scritto, diretto, ma in qualche modo sempre scritto, e li confrontano con la propria privata esperienza. Marco Peano, grazie del tempo dedicato alla nostra trasmissione, ma soprattutto grazie per aver scritto L'invenzione della madre, ricordiamo Minimum Fax. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata.